sono a fuoco. Ok. Bella ragazzi, siamo qua oggi e siamo arrivati praticamente alla fine dell'anno e quindi volevo fare un piccolo recap di tutti i trend più importanti che ci sono stati in quest'ultimo anno, nel 2017, per vedere quali secondo me resteranno o comunque non vedremo più nell'inizio dell'anno prossimo. Per fare questo video mi sto ispirando da un video di Richie Lee, che è uno youtuber bravissimo americano, se non lo conoscete passateci. Utilizzerò gli stessi trend che ha preso lui, diciamo, perché comunque sono sempre gli stessi in America che qua. L'unica cosa che cambierò è, ovviamente, darò il mio punto di vista per dire se questi brand resteranno o meno. Vi ricordo soltanto di passare al mio Instagram, Pippo The Goat, e cominciamo subito con il primo trend. Un trend importantissimo di quest'anno: le scarpe fatte dalle star, dai cantanti, persone famose. E sinceramente questo qui è un trend che veramente si è visto tantissimo quest'anno. Per farvi capire, qualche giorno fa sono uscite le Air Force One di Sfera Ebbasta, che secondo me sono fighe, si poteva sprecare un pochino di più, però sono delle belle scarpe. Ne sono uscite tantissime anche recentemente, quelle di Travis Scott. Non si può considerare sempre artista, ma anche tutte quelle di Virgil Abloh in collaborazione con Nike. E proprio anche un trend di quest'anno è stato proprio Nike rispetto all'anno scorso, che era praticamente dominato solo da Adidas. A me sinceramente piace molto come trend, perché sono veramente delle cose molto fighe, come le Air Force One con Travis Scott, le più recenti, è uno degli esempi che mi viene più in mente, anche quelle con Kose, le Jordan 4. Ed è un trend che continuerà anche per buona parte del 2018 secondo me, perché prendono delle scarpe già esistenti, sono più normalmente delle scarpe che già esistono che modificano, che comunque a me piacciono veramente un botto. Dunque penso e spero che questo trend continuerà anche nel 2018. Secondo trend orribile, penso sia veramente una delle cose più brutte che abbia mai visto: quelle scarpe grosse, giganti, le Daddy Shoes, si possono chiamare le Ugly Daddy Shoes, che secondo me, come dice il nome, sono scarpe che fanno assolutamente cagare. Ci sono per esempio le Balenciaga, le Easy Runner 700, ce ne sono veramente un sacco, le Raf Simons, e ne stanno continuando a uscire, adesso escono anche le Easy Rat. Sinceramente non mi vengono neanche in mente tutte, per tutte quelle che sono uscite e che stanno per uscire. Sinceramente penso che questo qui sia un trend che morirà nel 2018, magari non subito, aspettate 3-4 mesi e non si vedranno più questo tipo di scarpe, perché dopo un po' la gente si annoia, si sono viste abbastanza durante questo 2017, continueranno ancora un pochino secondo me, ma a un certo punto smetteranno intorno a metà del 2018 e non saranno prepotenti come quest'anno. Cosa secondo me ottima, perché quelle scarpe mi fanno veramente tutte schifo. Altro trend che deriva sempre, penso, dai rapper, trapper di quest'ultima ondata, che adesso stanno uscendo praticamente da 2016-2017, che la trap è diventata veramente così popolare in tutto il mondo: gli occhiali, quelli di Kurt Cobain, quelli bianchi. Avete presente, ormai ce li hanno tutti. Quegli occhiali, secondo me, moriranno, se non sono già morti adesso nella fine dell'anno. Sono occhiali che sono andati molto di moda, che hanno riguardato in moda, come vi ho già detto, tutti i trapper, rapper di quest'ultimo periodo. Che quindi tutti i brand più famosi come Saint Laurent hanno provato di rifare, li hanno fatti lì. Li trovi da 5 euro fino a cifra... Minchia, mi devi soffiare il naso. E trovi dai 5 euro fino a delle cifre astronomiche questi occhiali, che sono praticamente tutti uguali, cambia solo il prezzo. Questi occhiali secondo me moriranno, se non sono già morti. Niente, tutto qui. Altro ancora, mettere i joggers, i pantaloni della tuta, non so come cazzo li volete chiamare, dentro le calze. Cosa che per me è inconcepibile, penso sia veramente una cosa ignobile e inguardabile, che però sfortunatamente penso che continuerà per ancora un bel po' di tempo, questa roba di questi pantaloni ficcati dentro le calze. Perché? Perché fate sta cosa? Comunque, sì, continuerà, è una moda abbastanza recente che secondo me continuerà ancora per tutto il 2018, che poi, per fortuna, spero morirà. Il trend più assurdo che esista: prendere i brand morti di qualche anno fa e ributtarli fuori e metterli a cifre astronomiche semplicemente perché adesso vanno di moda. Sto parlando di Fila, Champions, LS, Soconi, tutti i marchi che se ti compravi un paio di anni fa la gente ti prendeva per un barbone e ti dava 5 euro quando ti vedeva camminare per strada, adesso sono diventati di moda. Sono diventati di moda perché? Perché hanno fatto collaborazioni con altri brand come Cap e Fila, hanno fatto collaborazioni con Goscia e l'hanno ritirato un po' fuori dal dimenticatoio. Champion in questo periodo, che con tutto la che c'entra una Supreme Champion, tutte le collaborazioni che hanno fatto con Supreme, è praticamente era obbligatorio che Champion ritrovasse dell'hype, anche tutte le collaborazioni che ha fatto Champions, che non sia Supreme, anche con Vetmo. Comunque questo trend secondo me morirà prestissimo, come è nato veramente poco tempo fa. Per farvi capire, da me vendono delle felpe della Champions che fino a 2 anni fa trovavi all'OVS, adesso te ne vendono a 90 euro, che è veramente una follia. Quindi secondo me questo trend qua morirà molto presto. Resta anche questo, lo spero vivamente, e secondo me devono tornare ad essere dei picciavi.
Finalmente un trend che a me sinceramente piace molto, e però sono triste perché secondo me non durerà ancora molto, ovvero vi sto parlando dei track pant. Avete presente, i track pant ormai ce li hanno tutti, li vendono da tutte le parti. Perché secondo me moriranno fra poco? Perché ogni volta la moda dei pantaloni passa abbastanza in fretta. L'anno scorso, non so se vi ricordate, erano i pantaloni quelli tutti stracciati, quelli leggermente scoloriti, no, i jeans normali strappati, distrutti, che adesso sono difficili da vedere, e adesso si vedono praticamente solo track pants come quelli di Fear of God, che hanno avuto un successo della Madonna. Però secondo me non dureranno ancora molto tempo, ancora qualche mese non li vedremo più, e saranno sorpassati da qualcos'altro che sinceramente non so ancora cosa possa essere. Un vero peccato secondo me è che i track pants erano veramente una figata, pantaloni comodissimi, belli, che stanno molto bene con tutto, e mi dispiace vederli andare via. Poi magari mi sbaglio e dureranno ancora per moltissimo tempo, come mi auguro. Altro trend del 2017 è stato Supreme. Nel video di Ricci al posto di Supreme parlano specialmente del box logo di Supreme, ma io ho deciso di parlarvi di Supreme in generale, perché in questo 2017, fra la Spring Summer e la Fall Winter, si è veramente creato un sacco di hype intorno, anche per tutta la pubblicità che si sta facendo a questo brand, me compreso, che sto facendo dei video molto spesso incentrati solo su Supreme, cosa che adesso state vedendo sto cercando di smettere. Supreme quest'anno ha avuto un botto di hype, cosa che secondo me scenderà veramente tanto in questa prossima stagione 2018 Spring Summer, e raggiungerà veramente la sua soglia minima nella Fall Winter 2018. Però le box logo ovviamente continueranno ad avere hype, hanno hype dal 2000, da sempre i box logo di Supreme hanno hype, perché è veramente un oggetto così classico e così iconico che non potrà mai passare di moda. Sinceramente io non sono un fan grandissimo dei box logo perché mi paiono troppo classici, come vi ho già detto, però capisco perché hanno tutto questo hype intorno e perché secondo me continueranno ad andare avanti per i prossimi anni, anche quando tutto l'hype intorno a Supreme sarà molto molto più basso. Anche per parlare di hype morto completamente intorno a Supreme mi sembra una cosa molto molto difficile. Dopo aver parlato di Supreme, parliamo dell'ultimo oggetto hype veramente per eccellenza di questo 2017, ovvero vi sto parlando delle Yeezy. Yeezy V2 precisamente, che secondo me non vedranno nel 2018, comunque vivranno veramente poco, già si sta vedendo da quest'ultima release. Io sto registrando il video oggi del rilascio delle Blue Tint, che oggi non ho neanche provato a coppare per quanto poco mi interessasse. Cosa negativa per molti e positiva per molti altri, positiva ovviamente per tutte le persone che apprezzavano le scarpe per quello che erano e che le compravano veramente per mettersele, il fatto che il resell adesso è praticamente nullo. Infatti oggi ho già visto il resell delle Blue Tint uscite oggi a 260-270 euro, si trovano veramente a dei prezzi stracciati, così come era per le Beluga di un paio di settimane fa. Perché l'hype intorno a queste scarpe sta morendo? Semplicemente perché ne stanno rilasciando veramente troppe, sono sempre le stesse scarpe, semplicemente ci cambia la colorway e dopo un po' la gente si scoccia, me compreso. Fatemi sapere cosa ne pensate della morte delle Yeezy. Un po' si sapeva, secondo me si vedeva già da qualche mese fa, quando hanno cominciato ad annunciare le Zebra, le Ibra, le Blue Tint, le Beluga 2. Poi sono uscite le tre modelli per il Black Friday dell'anno scorso, le Beluga V1, le Oreo, ce ne sono veramente tantissime di V2, che ormai è praticamente sta diventato impossibile contarle. Comunque, questi qua erano i trend che secondo me erano i più importanti nel 2017. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche secondo voi quali sono i trend che continueranno nel 2018, quali moriranno, o semplicemente quali volete vedere nel 2018, quali vorrete che diventeranno più di nicchia. Non lo so, sinceramente non ho idea, fatemi sapere veramente tutto qua sotto nei commenti. Supportatemi lasciando un bel mi piace e iscrivendovi al canale se il video vi è piaciuto. Io vi voglio bene, passate dal mio Instagram.